L'incontro sui film del Torino Film Lab. C'è con noi Savina Neirotti, che è la responsabile di tutto il progetto, e il regista Marco Scopp. Savina, comincia tu. Va bene. Sì, Marco rappresenta gli 8 film che quest'anno presentiamo nella sessione del Torino Film Lab. Cos'è il Torino Film Lab? In breve, è un laboratorio e un fondo insieme di alta formazione, un laboratorio di alta formazione e un fondo di sviluppo, di produzione e di distribuzione. È aperto a filmmaker di tutto il mondo, siamo ormai all'ottava edizione e porta insieme in questi giorni, proprio contemporaneamente a questa conferenza stampa, alla Scuola Holden 200 produttori da tutto il mondo vengono per scoprire quali sono stati i film sviluppati nei vari programmi di formazione di quest'anno e per fare i film di domani. Quindi siamo proprio, come dire, l'incubatore. E in questo senso lavoriamo a fianco del Torino Film Festival, che è dedicato alle opere prime, seconde e terze. Anche il Torino Film Lab è dedicato in particolare alle opere prime e seconde, appunto da registi di tutto il mondo. Sono 43 ormai i film prodotti, presenti ai festival più importanti in questi anni, e speriamo di raggiungere nei prossimi 3 anni forse la quota di 100 film realizzati grazie al supporto nello sviluppo del Torino Film Lab e anche in alcuni casi ad alcuni premi di produzione che i film poi vincono. Gli 8 film che quest'anno presentiamo, dei 15 prodotti dal Torino Film Lab quest'anno, ma gli 8 che presentiamo un po' raccontano sia nella differenza di genere che anche nel tipo, nei paesi che rappresentano, un po' quella che è la comunità del Torino Film Lab. Infatti, se voi vedrete le nostre locandine, noi diciamo more than a lab, a community, perché lo scopo del Torino Film Lab è quello di unire tutti i professionisti del cinema intorno a dei progetti, a delle idee, ma soprattutto intorno a delle collaborazioni. Quindi il Torino Film Lab forma e soprattutto fa incontrare tutte le professionalità del cinema: sceneggiatori, registi, produttori, story editor, audience designer. Chi sono gli audience designer? Questa figura che lavora soprattutto nella distribuzione, ma che fa da collegamento tra la fase dello sviluppo, in cui l'idea viene concepita, l'idea del film, quindi l'idea creativa, quindi e il momento in cui il film verrà distribuito. Sempre più questi momenti della pre-produzione, dello sviluppo e il momento finale della distribuzione vanno a lavorare in contemporanea, nel senso che nel momento in cui un film viene concepito è importante immaginarsi il pubblico, anche un pubblico di nicchia, cercare di raggiungerlo sulla base dei temi, quindi partendo dal contenuto, non tanto dalle classificazioni. Sono ormai un po' scontate: questo è un film per ragazzi, per adulti, dove sono i confini, questo è un film documentario, questo è un film di finzione. Molto difficile capire questi confini. E se brevemente faccio una carrellata degli 8 film del Torino Film Lab, vediamo che intanto appunto sarà Marco a parlare di Eva Nova e magari della sua esperienza all'interno del Torino Film Lab, ma insomma il suo è un film slovacco, Interruption, di Yorgos Zois, di cui magari ci parla un po' Bruno, perché lo ha selezionato per Venezia. È un film greco. Mountain, anch'esso presente nella selezione Orizzonti Venezia, è un film israeliano in coproduzione con la Danimarca. Nile Ciel nella Terra è un film che appunto è stato alla settimana della critica di Cannes, ma è un film francese. Poi abbiamo Family Film, che è un film ceco, sono tutte coproduzioni, naturalmente io vi parlo del paese d'origine del regista. Abbiamo la commedia The Garbage Helicopter, che è svedese. Abbiamo un altro film israeliano, Tikkun, e un film cinese, Underground Fragrance. Ora, passiamo dal grottesco alla commedia surreale, dal bianco e nero al film che quasi diventa una ghost story, se parliamo per esempio di Nile Ciel nella Terra, parliamo da film che
indagano realtà abbastanza chiuse come quella di delle a volte delle famiglie oggi, a situazioni un po' particolari come quella del film Mountain, vero Bruno, dove anche lì la dimensione è piccolissima, stiamo parlando di una donna che vive accanto al cimitero in Gerusalemme e scopre, diciamo, l'importanza della fisicità e della sensualità e all'interno, insomma, di come questa non possa essere espressa all'interno della sua famiglia. Insomma, stiamo parlando quindi di film piccoli che raccontano però di sentimenti universali, che è un po' lo scopo di un laboratorio come il Torino Film Lab, come indagare questa universalità all'interno di storie che in realtà sono anche incredibilmente locali. Marco, hai voglia tu di parlare della tua esperienza, ma anche proprio raccontarci anche del tuo film, di come è stato sviluppato, di come l'hai prodotto. Un'ultima cosa prima di lasciare la parola a Marco, all'inizio del Torino Film Lab nel 2007-2008 dovevamo aspettare 4-5 anni per vedere i primi film. Adesso tutti questi film che vedete nella nostra sezione sono stati sviluppati 2-3 anni fa, nel 2012-2013. Siamo molto felici di questo, perché i tempi di sviluppo di un film ormai, di una coproduzione, sono così lunghi che riuscire ad accelerarli è anche molto importante. Grazie. Good morning, buongiorno. I have attended Torino Film Lab framework program 2 years ago. The script at that moment was not at an early stage of development, but we were still at the beginning. And being part of TFL was an extremely fruitful experience for me, especially for the script. I had the chance to collaborate with a fantastic script consultant, Razvan Radulescu from Romania, and his input or general leadership in the dramaturgy of the film was very worth. So it took us 1 year after TFL to finance the film. It's the budget of €500,000, which is a very reasonable budget for a drama in our countries. I'm coming from Slovakia, and Evanova is a Slovak-Czech co-production. And we were happy to premiere the film at the Toronto Film Festival 2 months ago, and extremely happy and lucky that we have received the FIPRESI Critics Prize in Toronto for this film. As Savina said, Torino Film Lab is not just a laboratory, it's also a community, and I have met many, many people there I'm in contact with still, and we are talking about our cooperation in the future. So, as I said at the beginning, TFL was a very fruitful experience for me. Buongiorno. Io mi sono unita. Sì, mi sentite, ok. Io mi sono unito all'organizzazione del Torino Film Lab, alla comunità del Torino Film Lab 2 anni fa, e quando appunto ho iniziato a partecipare al lavoro con loro avevo ancora una sceneggiatura molto abbozzata, e quindi la collaborazione con il Torino Film Lab è stata davvero un'esperienza molto fruttuosa e molto utile per me e soprattutto per la sceneggiatura del mio film. A quell'epoca, 2 anni fa, ho lavorato a stretto contatto con un direttore delle sceneggiature, Razvan Svaculescu, romeno, e nel giro di un anno siamo riusciti a concludere la nostra sceneggiatura e un anno dopo l'incontro al Torino Film Lab abbiamo potuto lavorare al nostro
nostro film. È stato girato con 500.000 euro, che è un budget più che ragionevole per un paese, per un film realizzato nel mio paese. Io sono slovacco e il film è una coproduzione ceco della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca. Il film 2 mesi fa è stato presentato al Festival Internazionale di Toronto e sono stato davvero molto onorato di vedermi riconoscere un ambitissimo premio, cioè quello della FIPRESCI proprio lì a Toronto. Come ha detto Savina molto giustamente, il Torino Film Lab è una comunità. Io ho conosciuto tantissime persone all'interno di questa comunità e sono costantemente in contatto con loro e parlo anche di possibili cooperazioni e progetti per il futuro. Dunque il Torino Film Lab si è rivelato davvero un'esperienza molto proficua e preziosa. Bruno, vai tu. Cosa sugli altri film? Non possiamo, i produttori sono al Torino Film Lab che stanno parlando di altri progetti, li lasciamo lì, e quindi siccome Bruno ne conosce alcuni perché li ha selezionati, può essere bello sentire anche per come li hai trovati, come li vivi dall'esterno, diciamo, sì, questi film. Sono due film molto differenti tra loro. Il primo, Mountain, è il film israeliano, l'altro, Interruption, è il film greco. Sono due modi di far cinema. Mountain è un film dal realismo piano, tranquillo, senza sbalzi, diciamo, però gli sbalzi ci sono nella protagonista e nella storia. Il cinema israeliano è molto interessante, qui ce n'è un altro israeliano che è Tikkun, sì. E anche questo qui è un film singolare, nel senso che parecchi film israeliani, a partire da quello che c'era qualche anno fa, 2 anni fa a Venezia, Fill the Void, La sposa promessa, che è stato anche distribuito in Italia, prendono come punto di osservazione le comunità ortodosse, ultra-ortodosse, molto chiuse, e poi lì dentro scoprono che vengono fuori tutti, vengono a galla tutte le problematiche legate soprattutto al corpo, alla sessualità, al desiderio. Mountain è la storia di una piccola famiglia con il padre che è un rabbino ortodosso, la moglie e i bambini, che vivono in una casa murata proprio, con le mura di sasso, sotto il cimitero del Monte degli Ulivi. E quindi l'essere murati già dentro figurativamente è una scelta potente. E sono murati anche nella loro cultura, nel loro modo di vivere, gli basta, sono autosufficienti. Solo che una sera la donna, che è una giovane donna, esce fuori e vede che c'è qualcosa, qualche movimento nel cimitero che sta sopra di loro, si alza sulla collina, va a vedere e vede che ci sono degli incontri amorosi tra delle donne, poi ci sono i controllori del traffico e arrivano i clienti. E resta affascinata da questa cosa e incomincia un rapporto con loro, rapporto all'inizio di assoluta diffidenza da parte loro e invece di molta attenzione e curiosità da parte della donna, e poi le cose proseguono. La cosa interessante è appunto questo sgretolarsi dei muri intorno a questa famiglia. L'altro racconto, Interruption, è invece di tutt'altro genere, è ha un fortissimo rapporto col teatro. In un teatro di Atene viene messa in scena la tragedia di Eschilo, quella su tutta la famiglia di Agamennone, Clitennestro, Oreste e così via. Viene messa in scena e ad un certo punto il pubblico sale, lui viene invitato a salire sul palco e interagire con gli attori. E il pubblico fa propria la tragedia ed è un ragionamento, è un film proprio molto, come dire, esposto nelle cose che dice, fa proprio il tema del cosa sia stata per i greci di allora, 2500 anni fa, la tragedia e cosa sia oggi.
Non è un film semplice, è un film che avrebbe bisogno di qualche nota al seguito del film, nel senso che la questione che viene posta è c'è il male nel mondo, ci sono le tragedie, come i greci affrontavano allora la questione della tragedia? La tragedia è irrisolvibile di per sé, se no non sarebbe tragedia. Antigone ha ragione a voler seppellire il fratello morto, ma ha ragione anche Creonte, il re di Tebe, a volere che le leggi siano osservate, se no lo Stato va in malora. E quindi la tragedia è un luogo in cui si pone una questione che di per sé non si può né evitare né risolvere. È l'unica soluzione che scende il Dio a dire basta, smettetela e ricomponetevi. Qui la stessa cosa, viene detto che i greci facevano così, impostando un tema tragico, e poi invece nell'oggi la Grecia di questi anni non sa cosa fare delle tragedie. Noi non sappiamo più come comportarci davanti a una tragedia. Il film è molto carico di pensieri, di ragionamenti, e secondo me è una delle cose più strane viste negli ultimi anni, proprio perché ha il coraggio di essere un film così potentemente pesante. Marco, I ask one more question. We can't talk about all the films, but since you're here, let's talk a little bit about how you started, how the idea of Evanova came to you. What was the inspiration, and also why you decided to do this journey between this woman that is sort of approaching a new start, let's say. Sì, gli ho chiesto di parlarci di Evanova, ho detto non possiamo parlare di tutti i film, ma siccome abbiamo Bruno che li ha selezionati per Venezia e qua abbiamo Marco che ci racconti un po' l'origine dell'idea, come ha deciso di raccontare questa storia, a che cosa si è ispirato, qual è stata diciamo l'idea iniziale e che lo ha portato a fare questo percorso. The main character of the film, Evanova, made a mistake. Mistake in her life. She freed herself of her child when she was young. Now she is 62 and she would like to reconcile with her son and with her family. The question is if she deserves the second chance. And the question also is if it's not too late. La protagonista del mio film, Evanova, ha commesso un errore nel corso della sua vita. Quando era giovane si era liberata di suo figlio, lo ha dato via e adesso si ritrova a 62 anni a dover cercare una riconciliazione con questa famiglia, la sua famiglia di adozione. E il film affronta la domanda se questa donna merita questa seconda opportunità. Se non sia troppo tardi. Eva is an actress. She was a famous actress during the communist time. She had her prominent life, husband, film director, but he never accepted Eva's son as a part of their family or common life. And after the fall of the Iron Curtain, Eva failed to adapt to the new conditions. She found herself in the world she did not understand, and she hit rock bottom with alcohol. Evanova era una famosissima attrice nel corso della sua vita, appunto una famosa attrice nel periodo comunista nel nostro paese. Aveva vissuto una vita di grande fama come attrice, è stata sposata ad un altrettanto famoso regista e però non ha mai accettato il figlio. A questo punto, quando la cortina di ferro crolla e lei si trova a non riuscire più a capire il mondo che le sta intorno, cade in maniera precipitosa e finisce per diventare alcolizzata. As a student at the Film Academy, I was working at the film festival for the Festival Daily, and I have met one morning with Annie Girardot.
I was supposed to make an interview with her, and she was going through a very bad phase at that time. And in the early morning in the hotel lobby, she asked for a drink, but the waiters very politely explained her that they cannot serve her alcohol. And she was like a bunch of nerves. When we pushed on the record button, she changed to the Bird Phoenix. She was illustrating what he's saying with the big gestures. She was full of energy. She was acting herself. After 10 minutes, when we switched off the camera, she changed to this bunch of nerves. It was a very intense experience. Quando ero ancora studente lavoravo ad un festival di cinema, mi occupavo della redazione del giornalino quotidiano per il festival e ho incontrato Amiji Raduc. Era in un periodo davvero molto buio della sua esistenza, è entrata in dove dovevamo svolgere l'intervista e si vedeva che era davvero un fascio di nervi, ha chiesto da bere al cameriere che molto cortesemente le ha risposto che non potevano servirle dell'alcol a quell'ora ed era veramente in una situazione visibilmente difficile. Appena ho schiacciato sul mio registratore il tasto di registrazione, REC, lei è cambiata diametralmente, è diventata un'altra persona, ha cominciato a parlare e a muoversi e a muovere le braccia, a fare dei gesti, a parlare con tanta passione, tanta energia e ha iniziato a recitare. Dopo 10 minuti, finita l'intervista, ha spento il pulsante REC, è ritornata di nuovo la donna precedente, il fascio teso di nervi ed è stata un'esperienza davvero estremamente intensa per me. Every branch, every cinema, every country knows men and women who once touched the stardom and then they experience the rapid fall down. It's kind of universal story. What I wanted to say in my film are the consequences of such a life. I was trying to talk about the blocked or unsolved family relationships and also about the topic of alcohol, which is quite important social topic, especially in Central and Eastern Europe. As statistics say, Russia, Belarus, but also Hungary, Czech Republic, Slovakia are experiencing a big problem with the alcoholism. Credo che in tutti i paesi del mondo, in tutti gli ambiti e anche al cinema si vedono appunto situazioni di grandi attori che diventano molto noti, assurgono alla fama e poi invece hanno delle cadute e la fama la perdono. Credo che sia una storia davvero universale da raccontare. Nel mio film però ho voluto anche focalizzare l'attenzione su quelle che sono le conseguenze di una situazione di questo genere, di una vita di questo genere e ho voluto anche indagare in quelli che sono i rapporti non risolti all'interno delle famiglie come appunto quella di Eva. Inoltre ho voluto dare attenzione ad un argomento sociale di estrema rilevanza che è quello dell'alcolismo nei paesi dell'Europa orientale, dell'Europa centrale, perché tutti questi paesi, quindi Russia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e gli ex paesi sovietici sono davvero finiti nella morsa dell'alcolismo. Ci sono domande? Se no la faccio una io a Savina. Se uno dei ragazzi che sono qui volesse dire voglio provare a fare un film col Torino Film Lab, qual è il primo passo da fare? Allora, il primo passo da fare è l'application, uguale per tutti, si fa in inglese, il Torino Film Lab si svolge in lingua inglese perché così è l'unica lingua che permette a tutti di lavorare insieme.
nonostante il paese di provenienza. E in normalmente tutti gli anni l'application si fa tra settembre e gennaio. Attenzione, ci sono 5 programmi di formazione nel Torino Film Lab, trovate tutto online, tra l'altro il nostro nuovo sito Facebook, insomma è tutto molto, molto chiaro. Una call, quella per Script & Pitch, è già chiusa, ma abbiamo ancora aperte, tra l'altro scadono il 1° dicembre la call per Story Editing e per Adapt Lab, e lanceremo più avanti le call di Framework, che è il progetto però che è il programma per progetti che sono in uno stadio un po' più avanzato, nel senso devono avere già un produttore, e audience design. In linea di massima da settembre a gennaio-febbraio c'è cioè la fase di application, e più o meno tutto il percorso di formazione inizia verso marzo. Ciascuno di questi programmi ha un percorso più o meno di 9 mesi, si basa su workshop che si tengono in varie parti d'Europa. Più o meno ogni programma ne ha 2 o 3, e poi tutta la fase online in cui si continua a lavorare. Di solito puoi partire da un trattamento e arrivare a una prima stesura, un trattamento avanzato, in alcuni casi anche a una seconda stesura. Quindi vi invito semplicemente ad andare sul sito e a registrarvi e a chiaramente lavorare per fare questa application. E qualcuno di questi registi ha avuto fortuna, ha fatto un altro film dopo e va avanti a far film? Sì, direi moltissimi, e la cosa anche bella è che molti incominciano anche a lavorare insieme, cioè davvero l'incontro al Torino Film Lab non è soltanto sviluppare il proprio progetto, ma è questa rete di amicizie e collaborazioni che tu riesci a instaurare, che in alcuni casi durano davvero per tanti 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 anni. Stiamo parlando di coproduzioni, di nuovi progetti, stiamo parlando di persone che magari oltre a fare i registi diventano story editor per gli altri. Raccontiamo un caso molto bello, una bella storia. Noi abbiamo adesso al meeting event il secondo film di Laszlo Nemes. Laszlo Nemes con Son of Solo ha vinto il Gran Premio della giuria con la sua opera prima. Lui aveva la sua opera prima, Son of Soul, nel cassetto da 8 anni, non riusciva a fare questo film, e quindi giustamente che esce in Italia adesso, era così complicato e così difficile che ha fatto la cosa giusta, cioè ha incominciato a lavorare a un secondo film. Quindi noi l'abbiamo conosciuto e selezionato prima di sapere che sarebbe stato questo enorme successo. Una persona che, io direi, la sceneggiatura di Son of Soul è forse una delle più incredibilmente ben scritte che io abbia mai letto nella mia vita, l'ho letta dopo. Lui adesso presenta Sunset qui al meeting event. Ma la cosa bella è che lui incontra a Torino Film Lab Mathieu Taponnier, uno story editor francese che diventa il suo montatore, che diventa uno dei più suoi stretti collaboratori. Adesso loro stanno scrivendo insieme Sunset. Nel caso di Son of Soul lui ha fatto sia lo story editor che il montaggio. Ecco, queste sono quelle amicizie, sono queste collaborazioni che nascono anche in contesti come quello del Torino Film Lab. Ce ne sono tante, tante, tante altre, comunque vengono rafforzate, pur venendo da paesi diversi, con storie diverse, ci si incontra sulla base di interessi comuni, di modi di lavorare simili e di universi estetici anche che si incontrano, no? Posso aggiungere che il film di Nemes è uno dei grandi esempi di film sulla Shoah. Voi sapete che c'è tutta una anche polemica se si possono fare o no i film sulla Shoah, se si possa mostrare la tragedia al cinema e se invece non si debba tacere. Lì la scena è tutta dentro ai campi, eppure il punto centrale non è la morte degli ebrei, ma è il lavoro di qualcuno che deve accompagnare gli ebrei nelle camere a gas. E il film è ebreo a sua volta. Uno si chiamano Sonderkommando. Cioè il tema viene ribaltato, guardo chi è obbligato, essendo uguale a quelli che vanno a morire, chi è obbligato a portarli a morire.
E a Cannes ha avuto una potente eco, è stato, penso, acquistato in tutto il mondo, non so dove, non l'ha facile dire che Gran Premio della Giuria, un'opera prima, già era una cosa incredibile venisse iniziato in concorso. Come sapete, in concorso a Cannes raramente vanno le opere prime, sono rarissime, di solito sono nel Certain Regard, se ci sono, e nelle altre sezioni, Semaine de la Critique o Quinzaine. Quindi già era una cosa incredibile, ecco, poi vince il Gran Premio della Giuria, ma meritatissimo. La cosa incredibile di quella sceneggiatura è che è esattamente quello che tu poi vedrai sullo schermo. Effettivamente è stata difficile da finanziare, perché racconta con una potenza, non dicendo in realtà, ti racconta l'indicibile, e quindi c'è chi pensa che questo non debba essere fatto. Se vedrete il film capirete che invece riesce in questa difficilissimo equilibrio tra il mostrare l'orrore, in realtà riflettere sull'orrore in una maniera assolutamente non sensazionalista, e quindi tutti i rischi che questo film poteva correre naturalmente non gli corre, ed è per questo che ha anche questo successo sicuro, diciamo. Guarda, ce ne sono, allora, abbiamo tutta una serie di film già realizzati, diciamo quello più recente, forse proprio più di eco, anche se come al solito il pubblico non è mai, nel nostro caso, proprio un pubblico enorme. Nel caso di The Lunchbox, che è un film indiano, questo lo conoscete tutti, lì invece abbiamo avuto, diciamo, l'audience success anche con questo film. Ma film italiano, diciamo, più recente, Salvo, che anche esso ha vinto il premio Nespresso alla Settimana della Critica, ed è stato poi venduto in 30 paesi. Ogni anno nei diversi programmi ci sono più progetti italiani in sviluppo, e quello che all'inizio avevamo poche application, questo lo ammetto, perché c'era la difficoltà a lavorare in lingua inglese. È anche un minimo di non lo so perché Salvo ha vinto così fidenza. Tanti premi, Salina, dimmi perché, che lo perché? Sai? No, in che senso? Sono stati due miei alunni. Ah, sì. Sempre Antonio di Piazza e Fabio Grassadoni, palermitani. In realtà facciamo un esempio, anche L'attesa, altro film a Venezia quest'anno, è stato sviluppato in uno dei programmi Script and Pitch, non ha poi fatto Framework, non ha quindi vinto premi, perché tra l'altro loro lo hanno prodotto, sono andati sul set molto prima. Quindi in realtà ci sono, e bisogna incoraggiare questa partecipazione. Diciamo, per dirla in tutta sincerità, anche l'Italia fa ancora fatica a essere, per esempio, coproduttore minoritario o in generale a coprodurre film che non sono italiani. Questo non avviene da nessun'altra parte in Europa come accade da noi, e in realtà stanno nascendo un sacco di iniziative, anche di fondi, iniziative anche delle Film Commission, che cercano di, come dire, come si dice, colmare questo vuoto. Fin quando non riusciremo veramente a coprodurre, sarà sempre anche difficile partecipare a questi programmi. Prego, c'è due domande. We have not heard. A new film project. Ah. Máte nějaký vysněný téma na film? Aha. Okay, it's in Czech. Dobrý den. If I have a topic as a dream for a film. Allora, la domanda è stata posta in ceco, se c'è un soggetto che sogna di realizzare in un film. Every author has his internal themes which interest him, and for me recently it is the family transfers or mental transfers between the families. Like we repeat ourselves after our ancestors. My voice is the same voice as my father has. Maybe the shape of your hands is similar to your mother's. So we repeat ourselves not only physically, but also mentally. And I'm interested in the
research and talk about the so-called hereditable guilt and the mental code which we put into our children. And the mental code. Ultimamente come autore mi interessano dei temi che sono quelli di come viene trasmesso il corredo genetico della famiglia ai nostri figli, e quindi mi sta interessando tantissimo questo argomento, questo tema di come all'interno di una stessa famiglia il corredo non solo fisico, quindi la stessa voce, le stesse mani, ma anche quello che è il vissuto a livello psicologico, come può essere trasferito poi dai nostri avi ai nostri discendenti. E quindi questa ripetizione è quello a cui mi vorrei dedicare, di come si possano ereditare dunque anche i sensi di colpa all'interno del codice genetico passato ai figli. C'è il signore. Buongiorno, Alessandro del blog del DAMS. Io avevo due domande, uno per l'autore e uno sul lab. Per l'autore volevo chiedere, perché ha fatto riferimento a una cosa che secondo me nel suo film è molto pregnante, interessante, ovvero quello del recitare la parte di un attore e mostrare come nella vita pubblica non solo l'attore, ma un po' tutti tendiamo a recitare un ruolo e ad adattarci alla situazione. Mi ha colpito molto la scena nel cimitero quando la sorella le dice non recitare anche qui. Mi è sembrato molto, molto pregnante. E volevo chiedere a questo proposito cosa comporta nella regia dell'attore questa premessa, cioè il dover mettere in scena un doppio livello in qualche modo di vivere, un doppio modo di porsi davanti alle persone, se è chiara la domanda, insomma. As I said, every author has his internal themes, and for me it's also the art of interpretation. I'm an original documentary filmmaker and I made a documentary film about it. An art of the interpretation. Allora, io, come ho detto poc'anzi, ho i miei temi, quelli interiori che mi appassionano, e uno di questi è anche quello che è l'arte di interpretare, l'arte della recitazione. Infatti, siccome sono anche documentarista, ho realizzato proprio un film su questo argomento. We experience something in our lives and we interpret it in a different way depending on the communication situation. Like the evening you spend with your friends in the pub, you explain the next morning in a different way to your mother and in a different way to your best friend. You are not lying, you are just interpreting it differently. E questo anche nel vissuto quotidiano, le esperienze di vita che ci accadono quotidianamente, li presentiamo le interpretiamo in maniera diversa a seconda delle situazioni in cui ci troviamo. Trascorriamo una serata al pub e raccontiamo la serata senza mentire, ma in maniera diversa a nostra madre e a un nostro amico. And from time to time, all of us, we play our little dramas or theatricals in our lives. We don't have to be actors. E ogni tanto accade che ognuno di noi interpreti il proprio dramma, la propria tragedia nella sua vita quotidiana, e non è necessario essere attori per farlo. But it's in the core of the profession of an actor to play and to accord to the situation. Però fa parte del cuore di quello che del nuce di un attore interpretare un ruolo, e ovviamente di interpretare questo ruolo all'interno della situazione in cui si deve recitare. And it was quite simple because we made a lot of acting rehearsals, a lot of meetings. We spent hours and hours and days with, especially with the leading lady of the film, and we discussed layer by layer when Eva Nova is herself and when she's trying to achieve something and she has to play.
Però tutto sommato, per quanto riguarda il film, il nostro lavoro è stato piuttosto semplice da portare avanti, anche perché ci siamo occupati tantissimo di provare. Abbiamo provato tantissimo tempo, ore, giorni di lavoro svolto soprattutto insieme all'attrice protagonista, e lì abbiamo cercato proprio di focalizzarci su questi due livelli, cioè quando Eva interpretava se stessa e quando lei invece interpretava il personaggio che doveva ottenere qualcosa dalla sua recitazione. And very last sentence, we wanted to support this core, so we made a visual key, like the main visual characteristics is longer close-ups on her face, which is quite dangerous for an actor. You know, if you go wrong, it's so visible. So micro details are extremely important. And Mrs. Emilia Vášáryová, the first lady of Slovak and Czech cinema, she was very open and very brave. And I'm very grateful to her for this challenge. E quindi abbiamo cercato di fare tutti del nostro meglio per sostenere proprio questo che è il cuore più importante, il fulcro più importante nella professione di un'attrice, e ci siamo immaginati una specie di chiave visiva per lavorare insieme sul set. Quello che ho fatto è stato inquadrarla sempre di più con dei primi piani molto ravvicinati sul suo viso, e questo ovviamente per un attore è davvero estremamente pericoloso da sostenere, perché basta pochissimo affinché l'inquadratura stessa non funzioni, vada male, basta un piccolo dettaglio, per cui lavorare con la mia attrice è stata davvero un'esperienza straordinaria. Lei è una grandissima attrice del cinema slovacco ed è stata davvero molto coraggiosa e molto aperta, e ha accettato di partecipare a questo film. Grazie. Poi volevo chiedere, i film del Lab, qual è la prospettiva di distribuzione di quelli di quest'anno? Se c'è già qualcosa in vista o se si muove qualcosa? È appunto adesso di questi, cioè questi film che abbiamo citato, al momento non ti so ancora dire cosa succederà. Diciamo che in passato siamo riusciti più o meno uno sul 4-5 viene distribuito, non abbiamo ancora questa sicurezza. Bene. Grazie a tutti, a Savina e a Marco. Thank you.